C'è 105 mi casa. Metti a palla 105, fai sentire che ci sei. Tu ci sei. C'è 105 mi casa. Mi viene da sorridere perché ho un ricordo, un aneddoto che fra poco vi racconterò, che riguarda tutto l'ultimo album di Ultimo, che oggi è qui con me. Eccolo. Ciao Nicolò. Ciao Max, ciao Radio 105. Come stai? Tutto benissimo, grazie. Sai che sono felice di vederti. Anche io molto. Ultimamente non ci siamo incontrati tanto, ci siamo ogni tanto scritti. Come va la corsa? Diciamo che in confronto a te mi vergogno a parlarne. No, ecco. Vedo che ti alleni tanto invece. Ma diciamo sto sui 8 km e mezzo all'ora. Ok, molto, ok. Cammino e corro, sì. Cammino e corro. Ogni tanto arrivo ai 10 in un'ora e 3-4 minuti. Ok, va bene. Ci sta, dai. Va bene, assolutamente. Vai. L'aneddoto che ho su il disco di Ultimo, che si chiama Colpa delle Favole, è questo. Una persona che lavora con te, che si chiama Clemente Zard, è l'organizzatore dei tuoi concerti, sì. Ok? Diciamo che oltre a lavorare con te è proprio anche fan tuo. Allora una notte in macchina, andando a una velocità fuori legge, ok? A me, se ti faccio sentire l'ultimo disco, il disco nuovo di Ultimo, ha un volume tipo, cioè se l'autoradio fa da 0 a 100, ma dopo i 90 è gracchia, ecco, noi a 90, e quando è arrivato il singolo, questo è il singolo, questo l'abbiamo sentito 10 volte in loop. Vabbè, Clem è di parte, nel senso che io l'ho scritto anche nel disco, che insomma le uniche due persone che devo ringraziare sono James, che è il mio manager attuale, che è anche qui, che saluto, è sì, anche salutiamo. Un amico, e Clemente, insomma sono state le due persone che mi hanno proprio dall'inizio preso e poi portato a fare i primi concerti e il primo disco. Sì, è interessante anche la storia sentita raccontare dagli addetti ai lavori, no? Da chi organizza i concerti di Ultimo, questo signore che poi in realtà è un ragazzo, ha firmato Ultimo con un singolo fuori, forse una roba del genere. Un singolo. Bene, il tour che parte ha venduto 300.000 biglietti adesso, sì. Cioè qualcosa di incredibile. Tu sei un campione di vendite sia discografiche che di biglietti, di live, ed è bella la storia di uno che ti firma con un singolo, cioè non puoi proprio immaginare. È stato bravo, nel senso che sì, siete stati tutti molto bravi. Che effetto ti fa però pensare ogni tanto ai numeri? Cioè 300.000 biglietti venduti vuol dire 300.000 persone che decidono di uscire di casa, fare chilometri, parcheggiare, fare la fila, cioè, è tantissimo. Però non so se ti ricordi, ogni volta che poi vengo qua ti ripeto per me quanto è importante la forma live, cioè che noi abbiamo puntato soltanto su questo tipo di percorso, nel senso che abbiamo rinunciato anche a tantissime cose proprio per creare una sorta di esclusività intorno al concerto, ecco. Quindi ovviamente poi per far sì che ci siano così tante persone che partecipano, insomma, bisogna anche avere tanti altri fattori, anche la fortuna fa parte della vita, insomma, vuol dire che c'è stata, però insomma sono contentissimo perché per me, ti ripeto, la cosa più importante è il concerto. Tra poi chiudiamo con il discorso live. Tra questi numeri, biglietti, spicca l'Olimpico, sì, no? Sì. Perché fa un po' impressione pensare allo stadio olimpico il 4 di luglio. Te lo visualizzi, cioè vai a dormire la sera e inizi a lo vedere, immagino, lo stadio. Sì. Sì, lo immagino perché insomma non l'ho mai visto da sotto, ecco, l'ho sempre visto da sopra. E insomma mi dicono che è tosto, nel senso che quando esci da quel palco e vedi quel fiume di gente, insomma un pochino ci pensi a quello che stai facendo. Comunque fra meno di 20 giorni parte il tour di Ultimo, andate sulle pagine social di Ultimo per vedere tutte le date. Veniamo al disco invece, che disco hai fatto? Allora, Colpa delle Favole è innanzitutto il mio terzo disco e mi piace pensarlo un po' come un qualcosa che va a continuare i precedenti due dischi, che sono Pianeta e Peter Pan. Sì, tra l'altro in classifica sempre, cioè, due dischi che non escono mai dalla classifica. Anche quella è una grande
una grande soddisfazione. E insomma, è un po' una sorta, tra virgolette, di trilogia che si è chiusa, perché in Pianeti, insomma, raccontavo questa voglia di conquistare le cose, questa voglia di essere molto istintivo. Peter Pan è un disco invece in cui racconto questa sorta di favola che sto vivendo. Uh-huh. E Colpa delle favole ho voluto immaginare un po' la chiusura di un percorso. Okay. Quindi il pacchetto completo delle favole, no? Che inizi sperando di viverla, poi la vivi e poi ritorni un po' alla base. Ecco. Certo, certo. Però non è una chiusura negativa, è una maturazione. No, assolutamente. No, ma sì, è un modo, insomma, per anche per è avere più consapevolezza, ecco, da un certo punto di vista. Cioè, nel senso che è magari un po' più crudo rispetto ai dischi precedenti, però insomma fa parte, secondo me, della favola, sì, di tornare, sì, alla base. Sì, sì, assolutamente. Abbiamo imbracciato una chitarra, perché sì, se stavate seguendo il programma, io ho chiesto a Nicolò: preparati, perché ti sto per chiedere di fare dal vivo un altro pezzo del disco che non sia il singolo. Non so proprio cosa tu stia facendo, ma farai un pezzo che potrà diventare singolo, o uno di quelli che sai già che non sarà mai singolo? Penso più no che sì. Ah, ok. Non sarà un singolo. Più no che sì. Volevo dirti che Fatemi cantare rimarrà, nonostante adesso devo metabolizzare tutti i pezzi nuovi, comunque una delle mie tracce preferite. Grazie. Di questo tuo terzo disco. Grazie, anche la mia. Cioè, sicuramente. Allora, il pezzo che fai come si chiama? Si chiama Fermo. Vai, vai, live, chitarra e voce, ultimo a 105 mi casa. Non hai sentimenti, mi accusi di questo, ma io non sono quello che scrivo in un testo. La musica esce, ma non mi descrive. Io creo una canzone, ma lei è vita che vive. Non siamo più sogno e nemmeno passione. Ci siamo appoggiati come sul prato le rose. Io ne esco sconfitto e fa niente per questo. Ho solo bisogno di starmene fermo. Fermo, ti prego lasciami fermo. Fermo, come il cielo che è fermo. Fermo, oh, oh. Che bella magia. Che bella. È sempre bello il momento live, acustico. Quanti pezzi hai fatto per questo album? Quelli che ci sono, quindi quei 13 lì, o ne hai fatti 30 e ne hai scartati 20? Allora, diciamo che è un po' mischiata la cosa. Nel senso, c'è per esempio Piccola Stella. Uh-huh. Che è la prima canzone che ho scritto intorno ai 14-15 anni. Quindi l'ho messa in questo album ed è una canzone quindi scritta anni fa. Mentre quanto hai rivisto di quella canzone? Niente. Cavolo. Niente. Pensa, vuol dire che sei partito forte subito. No, eh. Perché guarda, se tu l'ascolti, comunque noti che molto cioè nel testo, anche se ecco, 14 anni, tipo pensavo, mi ero innamorato di una, non c'è stava, quindi sì, dico perché non ci sei, io ti amo. Ecco, diciamo è un po' è molto semplice, però era la bellezza di quella canzone. Secondo me ogni volta che la canto mi ricorda quel momento. Se l'avessi poi modificata, insomma, secondo me si sarebbe persa un pochino quell'istinto. Sì, esatto. Però devo dirti che molte volte chiedo a tuoi colleghi: ti ricordi i primi pezzi che hai scritto? E se ne vergognano, cioè sì, ma non li pubblicherebbero mai, capito? No, ma in effetti comunque non è stato facile proprio per me inserirla, nel senso che è stata più una cosa di rispetto verso proprio quello che sono stato. Però insomma avrei potuto anche magari inserirla nel prossimo album o metterla in quelli precedenti, ecco. Ma tu riesci ad avere quella lucidità che hanno già proprio i grandi super esperti del mestiere di dire: ok, questo pezzo lo tengo per il prossimo album? No, no, ancora non riesco a spalmare, diciamo, le canzoni, perché anche se sai che un artista molto navigato mi ha consigliato proprio questo. Dice: quando scrivi una bella canzone, non la mettere in quest'album, tienitela lì. L'ho sentita anch'io questa storia, ma è difficile, perché tu quando ce l'hai vorresti farla uscire subito. A proposito di artisti navigati e di tuoi amici, cosa ti ha detto Fabrizio Moro di questo album? Ma è sempre, è stato molto molto contento della scrittura delle canzoni. Poi tra me e lui diciamo che ci sono dei momenti in cui ascoltiamo l'una canzone e l'altro, però senza troppo andare a interferire con l'istintività che poi ti fa scrivere quelle cose che bello brutte che siano rimangono sempre istintive, ecco. Quindi lui mi consiglia sempre semplicemente di continuare a scrivere senza, è uno che giudica molto poco e quella è una cosa che mi piace. Bello, sì, bello. La domanda, perché non lo
sapesse, perché comunque i due ragazzi, i due artisti sono molto vicini, sì, sì. E non c'è volta in cui io mi fermi a parlare con Fabrizio dove non si parla di te, per dire quanto reale affetto c'è. Il tour Colpa delle Favole Tour partirà giovedì 25 aprile con la data zero di Vigevano, e poi lavori tanto, poi ci sono un sacco di date. Sì, tante date. Ma sì, la preparazione fisica che ti vedo fare è per il tour o è per te stesso? No, quella diciamo la faccio a prescindere, diciamo mi sento bene dopo che ho corso, ecco, mi piace, sì, quella sensazione. Sì, sì, sì. A chi, sì, lo dici? A, esatto, chi lo dici? Io non riesco proprio a fare a meno di quel tipo di sensazione. Prima ti ho chiesto di suonare un pezzo da Colpa delle Favole, che è l'ultimo disco di Ultimo, e hai suonato fermo. Magari anche perché ti veniva bene con la chitarra, questo non lo so. C'è un brano al quale sei veramente tanto legato? Ma hai anche parlato di Piccola Stella, che è la prima, sì, canzone che hai scritto, no? Guarda, sicuramente La Stazione dei Ricordi, che è l'ultimo brano, okay, che va a chiudere, è un brano molto sentito, insomma, poi è parlato, quindi non è proprio una canzone, è quasi una, insomma, non è neanche rappato, è proprio una... È l'ultimo in tracklist o è anche l'ultimo che hai scritto? È anche l'ultimo che ho scritto, ok, sì. Okay. E quindi è una canzone. Poi sai, quando le ultime canzoni che scrivi sono sempre quelle che senti di più. Ah no, l'ultima è la più bella. È sempre quella più bella, no? Sì, quindi sì, sì. Forse anche un po' per quello. Senti, cosa succede live? Le dimensioni cambiano, le venue sono sempre più grandi. Hai pensato a un live diverso dai tour precedenti? Allora, diciamo che ci sono secondo me due tipi per affrontare. Io non, ci sono artisti magari che hanno delle grandi scenografie e basano anche molto su quello che uno vede, no? Noi avremo comunque delle scenografie molto, molto belle, però cerco di puntare un po' sull'intimità, quindi sul pianoforte, sul violino, violoncello, chitarra e voce, su quello che ho fatto anche oggi qui, insomma, secondo, certo, me più vai in platee grandi, che è una bella dimensione, esatto, sì. ma poi nelle platee grandi fare poco secondo me paradossalmente è entrare, sì, dentro tutto. Prima ti ho detto che uno dei tuoi pezzi che amo di più del disco nuovo è Fatemi Cantare. Non mi ero accorto che ce l'hai tatuato sul collo. Sì, 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 sì. Ce l'avevi già o l'hai tatuato? No, l'ho adesso? L'ho fatto dopo che è uscita la canzone. Ah, sì. E senti, ci sarà un motivo se una canzone te la tatui? Eh beh sì, perché Fatemi Cantare, innanzitutto cioè quello che penso è, quando non mi sforzo di cantare una canzone vuol dire che è proprio sincera. Ecco, Fatemi Cantare, io mentre la canto sento che è una canzone molto naturale, molto, uh-huh, istintiva, e poi c'è dentro un po' tutto, c'è dentro il romano, quindi c'è dentro Roma, ci sono dentro i miei amici, c'è dentro quello che amo, quello che non amo, un po' il conflitto anche col successo che, sì, è arrivato, sì, tutto, sì, insieme, sì, ecco, quindi sì, c'è, sì, un po' di tutto questo. Volevo arrivare lì, in realtà credo, ogni tanto penso che mi sono affezionato molto a te, probabilmente perché le prime volte che ti ho visto ho incontrato un ragazzo molto introverso, e so che quando uno ha quel carattere lì fa anche fatica poi a prendere tutto quello che il successo ti porta, no? Ti consegna. Infatti quando ho sentito Fatemi Cantare l'ho anche sentita quasi come uno sfogo a tutto quello che ti è successo. Oggi non sei più quel ragazzo delle prime volte, hai fatto 3 dischi, veramente tanto successo che ti porta a lavorare tanto. Come pensi di aver trovato un balance tra Ultimo, che va sul palco e fa dei numeri clamorosi, e Niccolò, che è Niccolò? Diciamo che il problema è che, cioè, io sento, quando scendo dal palco non riesco a levarmi il cappello d'artista, diciamo, no? Quindi mi porto dietro sempre le stesse sensazioni. Il problema è un altro, che comunque quello che magari ho vissuto in poco tempo, se l'avessi vissuto in, non so, in 10 anni, sicuramente avrei avuto più tempo per metabolizzare ogni passo, ecco. Sì. E poi soprattutto perché il mio sogno è quello di mantenere, cioè è molto più difficile mantenere che arrivare, no? E quindi quando arrivi in alto così tanto presto devi poi saper mantenere, perché la strada, cioè io ho iniziato un anno e mezzo fa, non è che solo faccio, sì, questo mestiere, sì, da 20 anni, e quindi sarà un po' sarà difficile sicuramente, però è quello a cui punto, ovvero, cioè, cercare di mantenere il livello di quello che sto vivendo adesso. Qualcuno che poi ha fatto una carriera di 30 anni, diciamo, al quale io sono portato a credere, mettiamo così, mi ha raccontato che avere un nome d'arte serve. Perché aiuta a separare ciò che sei tu sulla carta d'identità
dal vestito da supereroe, no? Che metti vero. Quando poi vai a suonare. Io ho la sensazione, ma tu fai tutti gli scongiuri del caso, ho la sensazione che tu sia uno di quelli in realtà nato per rimanere. Poi magari non sarai sempre il campione di vendite per 30 anni di fila, ma le tue canzoni secondo me sono nate per rimanere. Grazie, sono molto felice di averti incontrato. Ti auguro il meglio per il tuo terzo album, fuori da qualche giorno, Colpa delle favole. Una tournée importante che parte da fine aprile. Verremo senz'altro a vederti. Mi piacerebbe farti anche una sorpresa su Roma e vivere vicino a te lo Stadio Olimpico. Ti do un abbraccio, Nicolò. Un abbraccio, grazie. Ciao. Ciao. Ultimo a 105 Mi Casa.